Sì, l'aeroporto di Roma sicuramente si è preso in carico quello che può fare e può fare tanto, tutto, nel senso che nel 2030 saremo sicuramente net zero, annulleremo le nostre emissioni, ma è relativamente facile, nel senso che le ricette tecnologiche sono disponibili e sono una questione chiaramente di finanziarle, sostenerle e realizzarle al meglio. Quello che stiamo facendo ulteriormente è appunto cercare di guardarci intorno a noi. Il problema delle nostre emissioni è solo una piccola parte dell'intero problema del settore aereo. Ci sono le emissioni dell'accessibilità e del trasporto aereo proprio, quindi degli aeromobili, e dunque noi ci stiamo adoperando anche su quel fronte, diciamo garantendo un'accessibilità sempre più basata sul ferro, quindi sulla ferrovia in aeroporto. Stiamo garantendo anche, diciamo, nuove soluzioni che possono indirizzare l'abbattimento delle emissioni dei voli attraverso l'intermodalità e dunque la sostituzione, dove è possibile, dove ha senso, anche a beneficio della moltiplicazione delle opportunità di connessione per i passeggeri, quindi con le ferrovie rispetto ad un volo. E poi sono queste iniziative che cercano di, diciamo, stimolare, provocare un momento di riflessione anche su tutto il resto.